Voglio subito precisare che la sentenza ha reso giustizia e soprattutto ha riconosciuto in pieno l'operato del Comune di Bitonto, in primis la parte ovviamente amministrativa, gli aspetti burocratici, e quindi di questa cosa sono davvero molto contento. Noi abbiamo operato nel rispetto della legge e soprattutto nell'interesse del nostro territorio e dei nostri cittadini. Racconta così il sindaco di Bitonto, Francesco Ricci, la svolta arrivata dal TAR alla forma del ricorso accolto dal Tribunale Amministrativo Regionale sul rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale da parte della città metropolitana. Lo firma il Comune e sancisce l'illegittimità del provvedimento che ha accordato il via libera alla discarica Ferlive, bacino di smaltimento rifiuti non pericolosi nelle campagne del centro del Barese. L'autorizzazione in questione sarebbe stata concessa sulla base di documentazioni non più valide e comunque per un progetto diverso, senza contare che l'insediamento disterebbe meno di 3 km dal centro abitato di Palombaio, oltre che da quello della vicina Sovereto, tanto che anche Terlizzi resta in prima linea e finirebbe nella cosiddetta fascia di rispetto del torrente Marisabella e di Lama Balice. Siamo forti soprattutto di un'intesa che c'è e che si va sempre più consolidando, e che è l'intesa con il comune di Terlizzi, che io ringrazio, e l'intesa con le stesse associazioni, alcune delle quali si sono costituite anche ad Adiuvandum. Pensare di poter utilizzare una discarica a 3 km dal borgo di Sovereto, che è sempre oggetto ovviamente di meta anche turistiche, ma non soltanto, di storia, di cultura, di religione, per noi terlizzesi è stato veramente un colpo al cuore.